sai del nuovo glitch, insomma, che serve a fare un sacco di esperienza? Ci tengo a specificare una cosa molto importante prima che inizi questo video. In questo video parleremo di un glitch molto molto potente e che penso la Epic Games risolverà al più presto, quindi dovete sfruttarlo il prima possibile e condividete questo video con i vostri amici assolutamente, in modo che anche loro lo possano fare il prima possibile. Oggi che sto registrando questo video, il 27.05, Captain Blazer 2 ore fa ha caricato questo stesso glitch. Quindi siccome voi il video invece questo lo vedrete il 28 del 5, mi direte: hai copiato Captain Blazer? Assolutamente no, ho preso l'ispirazione da Orange Guy, che ha fatto questo video e da cui anche Captain Blazer ha preso ispirazione e da cui sicuramente altri youtuber prenderanno ispirazione. Quindi in realtà il video è preso da lui, quindi se ho copiato qualcuno è lui. E vi ricordo che i veri connessionati puri sono iscritti, hanno attivato la campanella e soprattutto mi supportano nello shop col codice creatore OctiPFI. Detto ciò, buona visione. Tu sai del nuovo glitch, insomma, che serve a fare un sacco di esperienza? Quale? Adesso te lo spiego, andiamo a farlo in partita, te lo spiego e poi tu potrai farlo con qualche tuo amico. Io adesso sto registrando e mi serve la clip, ok? Allora, il glitch funziona in questo modo: andiamo a coppie, tu appena siamo sul bus dovrai abbandonare la partita. Ecco, è questo. E sarete in due, uno che fa il glitch e l'altro che invece lo aiuta. Tu adesso sei quello che mi aiuta, io sono quello che fa il glitch. Praticamente... tu vai in partita con un tuo amico a coppie, il tuo amico abbandona la partita e tu rimani in partita. Puoi anche morire subito, però alla fine dovrai stare a vedere fino alla fine la partita, ok? Dovrai tipo aspettare la gente che gioca. Quando il tipo vincerà, tu vincerai anche tu e avrai un sacco di esperienza, veramente farmerai un sacco di esperienza. Così potrai salire di livello del Battle Pass straveloce. Adesso, quando tra 9 secondi il bus parte... tu abbandona la partita e poi vai a provarlo con un tuo amico, fai abbandonare a lui la partita subito e tu rimani fino alla fine proprio. E vedrai che l'esperienza che ti dà è come se avessi vinto, ok? Quitta, giusto? Sì, quitta, abbandona subito. Perfetto. Ora io mi giocherò la partita, ok? E poi, insomma, farò l'esperienza. Ok, raga, non so se avete capito, ve lo rispiego intanto che qua ci facciamo la nostra bella partita. Allora, il glitch funziona in questo modo: bisogna farlo in due. Uno che fa il glitch, l'altro che aiuta a fare il glitch. Quindi solo uno avrà la possibilità di incrementare la propria esperienza. L'unica cosa che non sono certo è se queste vittorie le conta o se conta solo l'esperienza. Beh, in ognuno dei due casi è buono lo stesso. Cioè, comunque è un glitch che va sfruttato il prima possibile, soprattutto per quelli che non giocano tantissimo come me e che quindi... Possono sfruttarlo per livellare più in fretta. Allora, dovete essere in due. Appena entrate in partita, appena siete proprio sul bus in partita, non nell'isola prepartita, ma siete proprio in partita, il giocatore che aiuta deve abbandonare la partita e l'altro invece deve giocare. Quindi io devo giocare fino alla fine, ma anche se morisse all'inizio, l'importante è che devo aspettare la persona fino alla fine. Così riceverò tutta l'esperienza, tutta l'esperienza. Quindi in pratica farò 2000 di esperienza e passa. Il che non è niente male. È un glitch per cui non si viene bannate, quindi non abbiate paura di utilizzarlo. Non possono bannarvi per una roba del genere, anche perché non è colpa vostra se il vostro amico abbandona e voi rimanete fino alla fine. Mettete che voi volete vedervi la partita fino alla fine, non è che l'Epic Games può bannarvi per una roba del genere. Quindi state tranquilli tutti. E vi consiglio di consigliare ai vostri amici subito questo bug, di mandargli questo video in modo che non glielo dobbiate spiegare voi, ma che comunque lo vedano, in modo che comunque il mio lavoro sia ricompensato e anche il lavoro di Orange, che è stato colui che ha scoperto questo bug. E poi usatelo per farmare a manetta. Usatelo per farmare a manetta. Anzi, vi do questo consiglio: fate così con gli amici, diteli che avete scoperto un glitch per fare un sacco di esperienza e che funziona e che non è bannabile. E quindi gli dite: oh, allora entra con me in lobby e fai le cose che ti dico. E gli dite: ok, una volta che sono entrati, gli dite: abbandonate la lobby, cioè abbandona la lobby, e poi gli mandi il link su WhatsApp, dove vuoi, in modo che lui poi si guardi il video e capisca: ah, ma allora mi hai usato per il bug, allora adesso frego anch'io un mio amico. E così via. Ripeto, è un bug da sfruttare il prima possibile, perché la Epic Games è veloce a risolvere questo tipo di cose. Quindi comunque dovete sbrigarvi. E ripeto, non sono sicuro se questo bug conti le vittorie o no, però potete testarlo da soli comunque. Guardate le vostre vittorie, andate in partita e vedete quante vittorie avete. In realtà potrei farlo con Fortnite Tracker in questo momento. Anzi, quasi quasi lo faccio, sapete cosa? Però il problema è che non so quanto veloce si aggiorni Fortnite Tracker, questo è il problema. Dite che la prendo. Boh! Boschetto bisunto.
Che storia. Ok, vedete che io sono morto, ma mi dice ancora squadra viva. Mi dice ancora squadra viva. Ora vediamo sti tipi. Ora vediamo sti tipi fino alla fine. E vedrete che io vincerò la partita. Ma è una bestia, ma povero. Ma dov'è il suo compare comunque? Ah, eccolo. Ma sono due nabetti quelli. Guarda lì. Ma dai, ma come fanno a beccare sta gente? Ma io non le becco mai ste persone. Avrà capito che sono dei nabbi. E poi che skin è questa? Scusate un attimo. No, io non ho capito. Che skin è questa? È la tipa... Scusate. Raga, ma che skin è questa? Io non ho mai visto sta skin. Guardalo! C'è l'inventario perfetto! C'è l'inventario perfetto tutto dorato. No, prendi... Prendi le... Ma sei stupido! Prendi il pompa dorato, vecchio! Ha lasciato giù il pompa dorato, ma è stupido! Ok, non glielo vuole far curare, non glielo vuole far curare. Vediamo un po'. Beh, sicuramente il tipo non lo cura. Io mi tirerei l'altro scildino, bro, sinceramente. Quei 4 di vita veramente in questi momenti fanno davvero la differenza. C'è un Chuck Jug, c'è un Chuck Jug. Prendilo. È lui contro loro due, è lui contro loro due. Però gli altri non, non sembra lo stiano pushando. Ma cosa prendi la scheda, non ti serve? Prendi il Chuck Jug, vecchio. Cioè, questo, secondo me questo giocatore ha problemi di vista. Perché ha droppato il medkit, tutto il loot. Ma il suo amico non gli può dire, guarda che c'è il Chuck Jug sopra. No, a quanto pare no. Non lo vuole, non lo vuole lui il Chuck Jug, bene. Se solo lui avesse preso e si fosse tirato quel Chuck Jug, ora potrebbe avere ancora un po' di vita. Mi dispiace. Hai giocato bene fino a un certo punto. Ora basta che prenda un colpo di arco ed è morto. Un colpo di arco ed è morto. Pushato da due lati. Finita. Finita, raga. Stava entrando nella montagna. Non so se ve ne siete accorti. Ok. Dai, vediamo cosa... Vediamo cosa combina sto tipo. Ce la fa? 20 di 20 di vita? Magari piazza le trappole dentro la casa? Ma basta che gli sparino un colpo! No, sì, se esce fuori dalla safe. Boia! 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 L'ha fregato? Raga, sembrava spacciato. E invece sembra... Boia, ma questo è stra emozionante, raga. Sembrava spacciato, invece... Tirati lo scildino, bro. Tirati lo scildino. Ok. Quanti materiali ha? No, se la vince, se la vince. Raga, se la vince è proprio bravo. Nonostante non abbia preso il Chug. Qua è emozionantissimo. Dovrebbe ricaricare tutte le altre armi. Eccolo lì. Di materiali ne ha comunque questo tipo, quindi difficilmente verrà fregato. E poi lui ha i deltaplani, l'altro no. Che comunque non può usare i deltaplani perché ha poca vita. Quindi verrebbe strapreso. Esatto, basta sparare. Aia, però l'arco. Io cambierei posto, se devo dirti la verità. Ma cosa stai lì? Cambia posto! Usa il barret, vecchio! Usa il barret! Hai il barret apposta, non lo usi.
Sta gente. Io no, io veramente questa partita voglio vedere come finisce, perché sto tipo... Aia. Aia, aia, meglio mantenere l'altezza. Mi sa che l'altro non ha più materiali, perché vedo che non sta più costruendo tanto... Tanto... Eh sì, e invece no, ne ha. E signori, guardate, guardate l'esperienza. Pie totali 1410. Sei al primo posto su 98 giocatori. Signori, il glitch funziona. Purtroppo non so dirvi in carriera se la conta come vittoria o no. Questo non ve lo so dire. Ma l'esperienza di certo ce la dà.